Mister, sfuma ancora una volta una vittoria in casa, si era fatto il palato con quel gol di Acevallo dopo un quarto d'ora nel secondo tempo, poi però un rigore apparso un po' dubbio, poi magari dalle immagini si potrà vedere per bene, ha portato a questo ennesimo pareggio casalingo, però la prova della squadra è stata sicuramente importante. No, alla squadra non posso dire niente, ha fatto una prestazione importante di fronte a una squadra importante che lotterà fino all'ultimo per vincere il campionato. Ce la siamo giocata al pari, in certi momenti abbiamo dato spettacolo. Vede quell'azione di prima quando ha sfilato l'incrocio di palla al secondo tempo. Primo tempo pronto e via, è vero che loro hanno fatto un gran tiro con una grande risposta di Gabriele, ma noi abbiamo preso una traversa e tre volte tu per tu col portiere abbiamo sbagliato il gol. Nel secondo tempo invece siamo entrati a vento contro, abbiamo guadagnato campo, per mezz'ora l'abbiamo, 25 minuti l'abbiamo tenuto là sotto, fatto il gol, sfiorato in altre occasioni il gol. Però più che citare la prestazione della mia squadra, devo citare la prestazione dell'arbitro. In primo tempo benino, secondo tempo abbiamo giocato contro lui. Si è inventato un rigore, tu dici che è il dubbio, ti dico che il rigore non c'era completamente. Si è inventato un rigore e poi falli nostri non li chiamava, i falli loro li chiamava tutti. E oggi è la prima volta che dico queste cose, di quest'anno però, ora non se ne può più. Il signor Violi a un certo punto doveva ammonire per fallo da dietro a centrocampo l'orecchio, era il secondo fallo, veniva espulso, non ha cacciato nemmeno il cartellino e l'ha richiamato. Per fare l'arbitro a questi livelli non bisogna guardare niente, bisogna applicare solo il regolamento e non interpretare. Mister, continua in un certo senso questa pareggite che sembravate aver allontanato con gli ultimi risultati. Avete ottenuto un punto in rimonta questa volta, tante volte siete andati in vantaggio. Avete avuto comunque la tempra di provarci e siete quasi anche riusciti a ribaltare il risultato con quel contropiede dove Parisi ha salvato su Angotti. Sì, come ti avevo detto prima della partita, sapevamo che era una partita difficile. Cioè noi il discorso, potevamo sfruttare di più il primo tempo alcune giocate che non abbiamo sviluppato con la palla a terra, invece l'abbiamo sviluppato con la palla lunga, cose che noi non dobbiamo fare perché così l'avversario era già schierato in difesa con i quattro fissi, quindi non è facile andare a scavalcare un muro prendendo poi palla e andare a come invece là si deve giocare di più con la palla a terra. Poi il Bocale so che è una squadra fastidiosa, rognosa, non molla mai, non molla mai, quindi un calcio piazzato un po' strano, hanno trovato questo gol. Forse è stato anche meglio perché poi alla fine abbiamo reagito, potevamo crederci ancora di più su alcune palle e siamo stati anche sfortunati perché Attilio Angotti là, se avesse avuto un po' di fortuna, magari l'avrebbe presa male la palla, può darsi che avesse fatto gol. E Parisi è stato bravo a parare. Ecco, oggi forse sono affrontate due tra le migliori difese del campionato proprio da un punto di vista dell'organizzazione, perlomeno sia da una parte che dall'altra, di sbavature e di errori concreti se ne sono visti ben pochi. Sì, tranne l'errore che ha fatto Fabio Denisi, che l'attaccante ha mancato quel gol facile, però diciamo che non mi posso lamentare, la difesa sta lavorando bene, stiamo lavorando bene. Come hai detto tu, le due squadre si sono difese bene sulle palle lunghe, sulle palle un po' strane, c'è stata compattezza in belle parti.